L'agricoltura biologica in Campania rappresenta uno dei punti di forza di straordinaria importanza, sia in termini di crescita che di opportunità. La Regione Campania incrementerà la misura destinata all'agricoltura biologica di 20 milioni di euro, passando dai 142 attuali a 162 milioni per la prossima programmazione 2023-2027, con l'obiettivo ambizioso di raggiungere 63.000 ettari di terreno coltivato ad agricoltura biologica a fronte dei 46.000 già esistenti. E quanto rende noto il consigliere regionale capogruppo di Italia Viva Tommaso Pellegrino, il quale aveva chiesto con un'interrogazione maggiore attenzione proprio in merito all'agricoltura biologica nella nostra regione. Un appello raccolto dall'assessore all'agricoltura Nicola Caputo. La regione Campania, ha aggiunto Pellegrino, attraverso maggiori investimenti anche in linea con gli obiettivi fissati dalla comunità europea, punta e investe sul comparto agroalimentare di qualità. In tal modo si creano le condizioni per aumentare la produzione di quei prodotti agroalimentari che rappresentano i capisaldi della dieta mediterranea, così da evitare che vengano importati da altri territori. Recentemente proprio il Cilento, ha aggiunto il consigliere regionale, è stato riconosciuto come migliore biodistretto in Europa, premiato a Bruxelles con gli Organic Awards. Tale riconoscimento è l'ulteriore dimostrazione che investire in un'agricoltura di qualità a chilometro zero rappresenta una giusta direzione se vogliamo rilanciare un settore quale quello agricolo, che è stato da sempre per la nostra regione un importante punto di forza.